Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Luca, 4-4-2, cosa ne pensi? È un sistema che funziona alla perfezione con quattro esterni che devono essere dinamici. L'allenatore avrà lavorato soprattutto sulle due linee di difesa e centrocampo che non devono allontanarsi troppo tra di loro. In questo modo possono fare pressing o attendere l'avversario chiudendosi in difesa. Tutto dipenderà da come l'allenatore ha preparato la partita. Partiti! Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende Fabio che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Georgevic. Etemai. Vuole la profondità. Georgevic con il cross. Alessio Romagnoli si fa trovare al posto giusto e allontana. Palla riconquistata immediatamente. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Bakayoko. Decidono di giocarla all'indietro. Questa partita finora non si è rivelata certo avvincente. Siamo ancora all'inizio, speriamo bene. Cerca un compagno. Suso scatta verso il pallone. Può provare. E il portiere ci mette una pezza. Giaccherini. Ripartiranno con una rimessa laterale. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Barba sbroglia la situazione. Prova la conclusione. Tutto davvero molto bello, il gol però non è arrivato. Si sono fatti largo per vie centrali con un bellissimo 1-2. Quando questa giocata riesce, per gli avversari difendere diventa difficile. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a verticalizzare. Çalhanoğlu. Strinic. Cerca spazio. Çalhanoğlu. Ci prova con una palla bassa. Lancia il pallone in avanti. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Çalhanoğlu. Traversone di Çalhanoğlu. Spazza via. Il Milan si affida parecchio al gioco aereo. Cercare spesso il cross ti solleva anche dalla responsabilità di creare una manovra elaborata. Finché un attaccante in area, provi a mettere il pallone al centro e incroci le dita. Alza la palla in profondità verso un compagno. Cross di Giorgio e va a colpo. Ottimo salvataggio! Grande parata dell'estremo difensore. Una parata eccezionale.
ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Ci mette una pezza. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Ed ecco il cross. Colpisce! E c'è il gol del Chievo. E arriva così il gol del vantaggio. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Prova il tiro! Miracolo di Sorrentino! Spazza via. Calabria. Prova la giocata nello spazio. Cross pronto al tiro. La mette in rete. E il Milan riesce a pareggiare. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Si ricomincia da una situazione di parità. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Ecco il primo pallone del secondo tempo. Calabria. Bakayoko sul pallone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova il filtrante. Possibilità di può colpire. E la palla è entrata. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà.
sono in vantaggio di un gol. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Lungo passaggio in avanti, Giaccherini. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Alessio Romagnoli sproglia la situazione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. C'è la 9! E il portiere dice di no. Jaruzelski. Etemai fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Il Chievo Verona ha fatto bene in questa occasione, deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Çalhanoğlu la gioca sulla destra. Ecco Suso. Sulla destra, Stepinski vuole la profondità. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Bravo qui il guardalino, era offside. Ottima chiamata, era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. Il portiere la calcia lontano. Giaccherini. Ottimo il fraseggio. Cerca un compagno. Stepinski la mette in mezzo. Spazza via. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Palla in avanti verso il compagno. Çalhanoğlu. Che sì. Stepinski non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Çalhanoğlu. Il Milan ha deciso di aumentare la densità in mezzo all'area. Sì, proprio così. Credo vogliano limitare i danni sui cross e le palle alte, piazzando un sacco di uomini in mezzo all'area di rigore. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Soltanto rimessa laterale qui. Mette in mezzo il traversone. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Jaruzelski cerca la profondità. Prova la giocata nello spazio. C'è fallo. Tocco morbido, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Non riesco ancora a credere che abbiano perso questa partita, dopo essere stati in vantaggio peraltro. Non sono riusciti a gestire la situazione come avrebbero dovuto. Che partita è stata oggi secondo te, Luca? Quando una squadra viene...